Don Dante, continua la collaborazione Medici con l'Africa a Kouam e a Lì, sempre per l'Ebola, sempre l'emergenza Ebola. Sì, devo dire che la gratitudine è molto forte perché la Lì ormai è una compagna di viaggio carissima e costante anche nei confronti di questa gravissima emergenza. Adesso si aggiunge anche Graphics Line che ci offre queste bustine che contengono il gel, che è uno dei materiali che si usa tantissimo anche lì dove noi stiamo lavorando, perché i livelli igienici di sicurezza che stiamo tentando di predisporre a Pugeun, questo distretto rurale della Sierra Leone, comprendono anche tantissimo gel, tantissimo cloro, in modo che la gente si pulisca, in modo che il livello igienico possa salire. Quindi è uno dei tasselli più importanti per affrontare questo dramma che continua a essere tale, purtroppo, dell'Ebola in Sierra Leone. Ecco, in che fase è l'epidemia? Sta calando, sta aumentando? Cosa sta succedendo in Africa? L'epidemia si è stabilizzata in Guinea e in Liberia. Purtroppo in Sierra Leone ancora sta crescendo, purtroppo, nonostante tutti gli sforzi e tutti i tentativi che sta mettendo in atto per contenere la diffusione dell'epidemia. Allo stato attuale abbiamo avuto in Sierra Leone soltanto 1700 casi confermati di Ebola, con una mortalità che ha raggiunto il 50%, quindi quasi 1000 persone morte a causa di Ebola. Queste sono le morti dirette, ma poi a tutto questo dobbiamo aggiungere le morti indirette di Ebola. Una mamma che deve partorire, prima aveva fiducia e veniva in ospedale, adesso non ce l'ha più perché ha il terrore, le famiglie con loro, di prendere l'Ebola venendo a partorire in ospedale. E i bambini che prima avevamo, le malarie cerebrali gravi, una polmonite grave, venivano in ospedale, li potevamo curare, adesso li perdi perché muoiono a casa, hanno paura. Motivo per cui per noi lo sforzo grande che stiamo facendo è proprio di tenere aperte le strutture sanitarie per dare fiducia alla gente, venite in ospedale, c'è un livello di sicurezza tale per cui non lo prendete la malattia, ecco, questo è il tentativo che stiamo facendo e devo dire che la motivazione più grande è proprio perché la gente del posto ci sta dicendo grazie, grazie che rimanete, grazie che siete qua prima dell'Ebola e siete qua anche adesso che stiamo affrontando insieme questo grave dramma.